Presidente, in realtà il mio è un intervento a titolo personale che presumo sarà diverso da quello del gruppo Capitolino 5 Stelle, quindi non so se lo può prendere intanto come un intervento in difformità oppure se Avete ci saranno interventi. quantomeno tre dichiarazioni, sicché. Ah, Vabbè. mi scusi, mi ero perso questo passaggio. Allora, io comunico all'Aula il mio voto di astensione su questa mozione, per i motivi che vi illustrerò. Lei, come sa, Presidente, come sanno i colleghi, io ho sempre fatto del metodo, ancora prima che del merito, una questione fondamentale su tutti i temi che ho affrontato in questi anni. Oggi non si sta parlando di ZTL sì, ZTL no, e devo dire da questo punto di vista non condivido neanche infatti alcune impostazioni da parte delle opposizioni, gli interventi che ho sentito. Oggi si sta parlando della centralità dell'Assemblea Capitolina, che ricordiamo cioè l'organo che rappresenta i cittadini romani. Quindi non mi è piaciuto, diciamo così, anche un pochino le voci, tra virgolette, che sono corse, che siccome, diciamo così, su questo tema, in questa fase, diciamo così, mi sono trovato concorde con la Giunta, allora non avrei detto la mia. E non avrei cercato cioè, di mettere, diciamo così, al centro un pochino la questione principale. Perché non è che siccome, diciamo così, adesso mi ha detto bene che anche se la mia posizione minoritaria in aula è stata accolta dalla giunta, allora per me si può passare sopra l'Assemblea Capitolina sempre e comunque. Anche perché lo ricordo, a dicembre, più o meno mi sembra fosse dicembre, eravamo assolutamente a parti invertite. Ovvero la solita, non me ne vogliono i colleghi di Fratelli d'Italia, mozione sulla ZTL era stata respinta, sull'apertura della ZTL era stata respinta e in quel caso al contrario la giunta aprì i varchi. Quindi, come vediamo, gli indirizzi dell'Aula certe volte vengono sostenuti, certe volte no, quindi non è una questione di merito. Tra l'altro, le norme che abbiamo anche consentono alla giunta di spiegare, perché ovviamente l'Aula dà un indirizzo che ci può stare, non è vincolante, ma la Giunta ha tutti gli strumenti e i mezzi per giustificare, motivare perché non si accolgono gli indirizzi dell'Aula e da questo punto di vista non ritengo sufficiente una nota arrivata il giorno prima perché questa questione è stata portata in assemblea capitolina. Aggiungo, è proprio una questione di queste ore con la quale tra l'altro mi sto confrontando con l'assessore, tanto per fare un esempio, un tema che ho seguito in commissione con i colleghi, quindi non è solo una questione di Enrico Stefano, con un indirizzo preciso, parliamo di via del corso, di un progetto per l'installazione di varchi elettronici, un tema che tra l'altro mi era stato chiesto anche di portare avanti in commissione, perché il Dipartimento, nonostante ci fosse una gara praticamente aggiudicata, aveva ancora dei dubbi. Cittadini, per carità, riporto questo in commissione, lo porto avanti e poi mi ritrovo una nota della quale tra l'altro non è la conoscenza, mi ritrovo una nota in cui gli indizi della commissione vengono ribaltati senza saperne nulla se non venendolo a sapere all'ultimo minuto. Quindi o qui si fa un ragionamento a 360 gradi su quale è il ruolo del consigliere Capitolino, su quale è il ruolo delle commissioni, su quale è il ruolo dell'Assemblea Capitolina, perché ahimè. Su questo sono d'accordo con l'intervento della consigliera Piccardi che mi ha preceduto. Ahimè, troppe volte quest'Aula è stata vista come, diciamo così, una sorta di personaggi, di persone che devono semplicemente ratificare un qualcosa preso in altre sedi. Ripeto, il Consiglio ha un ruolo, l'assessore, la Giunta ne ha un altro, quindi ci può stare che una Giunta non applichi gli indirizzi dell'Aula perché sono ruoli diversi con responsabilità diverse. Ma questo si motiva, si spiega, si illustra e si motiva appunto. Quindi, Presidente, il mio voto sarà di astensione, me ne dispiace, non è ovviamente una questione personale con l'assessore, ma una questione di ruoli, di rispetto del ruolo dell'Assemblea Capitolina e non si può ogni volta passare sopra le nostre prerogative e passare sopra quello che è il nostro ruolo. Grazie.